Capita a Ginevra, insieme a tutte le novità, di trovare un pochino di salto nel passato. Accade per esempio con Brabus, il tuner storico di Mercedes, che porta qui la 300 SL Roadster, un tuffo nel passato che però riesce a mantenere quel gusto di classico con la customizzazione tipico degli amanti del genere. Brabus però non è soltanto passato, è anche presente, oltre che futuro. Qui abbiamo la Brabus 600 sul modello SLS, dove i 600 stanno per che cosa? Stanno per i cavalli sfoderati. Tanta customizzazione anche nel motore, su questa per esempio 6,50. E adesso cerchiamo di entrare per farvi vedere la Brabus 900 su base Maybach, che potrebbe essere un po' catalogata come il mio genere di macchina. Perché? Perché venite a vederla dietro e venite a vederla dentro insieme a noi. Un trionfo di pelle, le impunture a vista, tablet a go-go, tantissime possibilità per il passeggero che non si vuole semplicemente divertire guardando fuori dal finestrino. Ovviamente tutta la customizzazione riguarda i vari modelli di Mercedes-Benz. Vediamo di dribblare l'addetto qui insieme a noi. Vi porto all'interno per farvi vedere che le customizzazioni possono riguardare anche i colori oltre che i materiali. Meravigliosa questa variazione bicromatica. Certo, ogni volta che salirete dovrete necessariamente mettervi un paio di pantofole per non andare a sporcare la pelle. Gelé, ML, raffinati gli estrattori, fibra di carbonio direi, G, il nostro Emiliano l'ha già provata. Questo è un po' più sobrio dal punto di vista del colore, non è quel verde acido che ho provato sulla neve. Qui siamo a Ginevra infatti, per cui scegliamo un raffinato nero. E attenzione anche agli interni, che in questo caso sono particolarmente curati.